Buonasera, i gentilisti che ci odiano hanno colpito ancora, ma non ce la farete ad ucciderci. Siamo tornati in una modalità nuova, abbiamo Aldo al telefono. Mi sento un po' Barbara D'Urso, come sempre. Contro tutto e contro tutti, sempre in prima linea. Allora, prima cosa, l'ho già detto prima, lo ridico per chi non si fosse collegato precedentemente, ringraziamo tutte le persone che hanno contribuito sia da un punto di vista morale, sia da un punto di vista più pratico a ciò che è avvenuto a Cairo. Cairo è un cucciolo di Pitbull che è venuto a mancare ieri, lo seguivamo noi, è venuto a mancare e ci tengo a far sentire la mia vicinanza ancora, che ho fatto sentire anche privatamente, ai componenti della sua famiglia, Luca Buonadonna, Heidi e a tutte le persone che hanno voluto tanto bene a Cairo in questi 8 mesi, che sono comunque stati 8 mesi in cui ha avuto amore e una vita felice, quindi questo è l'aspetto positivo di tutta questa storia. E l'altro aspetto positivo è sicuramente che voi avete dimostrato che l'umanità esiste e ci sono persone valide in giro. Ok, siamo qui. Scusate, purtroppo ci sono stati dei problemi nella connessione di Aldo, che non siamo riusciti a risolvere, però faremo questa diretta in una modalità un po' differente. Chi ci ama ci segua, chi non ci ama impari ad amarci. Allora, Aldo Minoletti è il creatore e amministratore di una delle pagine più seguite per quanto riguarda l'ASCII, il Siberian ASCII, su Facebook. È una persona con la quale ho avuto modo di confrontarmi in questi giorni e abbiamo delle visioni molto similari. Penso che sia una persona molto appassionata di quello che fa e soprattutto molto competente. Allora, partiamo subito dal dire chi è l'ASCII, qual è la storia della razza Siberian ASCII, quando nasce, perché. Vai Aldo in diretta telefonica. Bene, ciao, buonasera a tutti, grazie di avermi dato questa opportunità di raccontare un po' di questo cane che, di cui io ovviamente sono un appassionato, e vado subito al dunque, visto tutti i problemi, spendiamo. Allora, il Siberian ASCII nasce ufficialmente, è una razza che è nata ufficialmente negli Stati Uniti nel 1930. Ma i cani vennero importati dalla Siberia nei primi del secolo in Alaska. Allora, per pensare all'Alaska di quegli anni possiamo pensare un po' ai libri di Jack London, i libri sulla corsa all'oro, il periodo era quello, quindi c'erano questi esploratori, questi cercatori d'oro. La slitta allora era un mezzo di trasporto, un mezzo di lavoro, ma era anche gare, erano delle gare appassionate, vissute, c'erano anche delle scommesse su queste gare. Una persona si chiamava Husak nel 1908, è andata fino in Siberia. In quegli anni andare in Siberia era un viaggio notevole, insomma. È andata da delle tribù della Siberia più orientale, Nord Siberia, per prendere dei cani che lui conosceva, che erano eccezionali. E si è recato lì, si è procurato una mucca e l'ha portata in Alaska. Quando questi cani sono arrivati lì, non li ha presi sul serio nessuno, perché erano grandi più o meno la metà dei cani che normalmente c'erano lì, venivano usati lì.
però alla prima gara questi cani hanno subito fatto vedere di che pasta erano fatti, hanno subito fatto vedere la loro stoffa. E poi questa muta nelle gare successive si è comunque confermata, ha comunque confermato le sue capacità. Ho fatto un errore, scusate. Ha dato a volere anche loro una muta di questi cani siberiani. E sono state organizzate altre spedizioni, sono andati in Siberia, hanno preso altri cani Alaska. In questo modo hanno iniziato a diffondersi. Queste, vorrei parlare un attimo di questa tribù siberiana, si chiamano Chakchi, io spero di pronunciarlo giusto perché è un po' strano. Queste tribù erano vivevano, la slitta faceva parte della loro vita a 360 gradi e loro erano già degli allevatori in senso stretto, facevano molta selezione, usavano pochissimi riproduttori, scelti tra i migliori. Inoltre bisogna pensare alla vastità di questi posti, gli spazi immensi, e queste tribù erano divise in clan molto isolate tra loro, quindi i cani hanno avuto pochissima contaminazione. Dico questo per dire che dalla Siberia in Alaska è già arrivato un ottimo cane, che poi appunto nel 1930 hanno usato per creare la razza, quindi è stato fondato un club, è stato aperto un libro, è stato compilato uno standard e è nato ufficialmente il Siberian Husky, che poi nei decenni è stato il cane moderno. In tutto questo voglio dire che il Siberian Husky è un cane primitivo nordico per essere precisi, abbastanza lupino. Aspetta, spieghiamo un attimo cosa si intende per primitivo. Beh, è un cane che appartiene alle prime razze create e ha delle caratteristiche neoteniche alte che lo pongono vicino al lupo, come la scala neotenica, è un modo per classificare quanto il cane è stato cambiato dal suo progenitore attraverso la selezione, quanto è stato manipolato, usiamo questa parola. Ok, quindi più in basso il cane si trova all'interno della scala neotenica, più si allontana del suo antenato, ovvero il lupo. Esattamente. Più in alto si trova, più si avvicina invece al lupo. Esattamente, sì. Tuttavia, voglio dire che il Siberian Husky è un cane da lavoro, è un cane comunque, pur conservando queste sue caratteristiche primitive, è un cane ben selezionato, è un cane con una storia molto, molto antica. Ecco. Ok, allora andiamo ora a parlare di quelli che sono i tratti distintivi del Siberian Husky. È un cane non particolarmente docile, non è totalmente indocile, in quanto durante il suo percorso di vita storico ha dovuto comunque collaborare con l'essere umano e seguirne le direttive. Quando parliamo di docilità parliamo della tendenza di un cane a seguire le direttive impartiteli dall'essere umano. È un cane che presenta una bassa aggressività, un cane che non presenta territorialità, ha una tempra medio bassa tendenzialmente, sul medio ma più sul medio basso, davanti alle minacce tende a non cercare il conflitto ma piuttosto, proprio come fanno i lupi, ad evitarlo. Questi sono
i tratti distintivi insieme a una forte indipendenza, che chiunque abbia avuto a che fare spesso con i Siberian Husky ha avuto modo di cogliere. Ma questa indipendenza fa sì che il Siberian Husky sia un cane che pensa solo ed esclusivamente a se stesso, quindi non è addestrabile, quindi non è gestibile, quindi chiunque prenderà un Siberian Husky non si può aspettare determinate cose. Nel video che stiamo vedendo in questo momento vediamo un Siberian Husky che in compagnia di Aldo in realtà segue determinate direttive. Perché lo fa? Adesso lo affronteremo con lui. È un cane molto, molto gerarchico. Questo significa che sarà molto difficile gestirlo. Chiediamo ad Aldo cosa ne pensa, qual è la sua esperienza e se queste difficoltà che comunque presenta il Siberian Husky rispetto a determinate razze ci danno comunque la possibilità di creare un rapporto, una relazione unica e splendida, come abbiamo visto in tanti film che lo rappresentano. Mi sento Barbara D'Urso. Ciao Barbara. Vai. Allora, voglio dire una cosa come premessa. Il Siberian Husky non è un cane per tutti, ma è un cane che dà sicuramente una possibilità di crescere nel proprio bagaglio cinofilo, perché è un cane particolare ed è davvero indispensabile con questo cane applicare dei principi, comprenderli e applicarli. Questi principi che io ho individuato sono quattro e ve li elenco, poi magari ne parliamo un po' meglio. Sì. Sono impostazione dei ruoli sociali, un'accurata gestione delle risorse, coerenza e cooperazione. Non si escludono uno con l'altro, vanno applicati in modo omogeneo, vanno usati tutti perché si completano nel loro insieme. E se si applicano questi quattro principi, è un cane che poi ci può dare molto. Veramente, poi ovviamente ogni appassionato di razza, immagino che sia appassionato della sua razza, quindi di razza è il cane migliore, io non lo voglio dire. Però lo pensi, non lo dici, ma lo pensi. Penso che sia un cane che abbia molto da dare alle persone, forse poco capito, ecco, questo vorrei dire, sì. E se volete magari approfondiamo un pochino. Sì, io approfondirei i quattro punti cardine che hai elencato per una corretta gestione del Siberian Husky. Ok. Allora, abbiamo detto ruoli sociali e gestione delle risorse. Li metto assieme perché secondo me è impossibile parlare di ruoli sociali senza parlare di risorse. Ed è impossibile parlare di gestione delle risorse senza parlare di ruoli sociali, quindi ne parlo un po' assieme. Dico una cosa, noi occidentali, qui in Europa, qui da noi, non so, la nostra cultura, è molto diffuso, è abituata, ci sono tanti cani da pastore, cani da guardia, cani da difesa. Sono tantissime razze, ognuna ha la sua peculiarità, la sua caratteristica, ma hanno due doti in comune. Sono cani con un'elevata docilità e una tempra psichica medio dura, poi chi più, chi meno. Okay. Cosa vuol dire trattare con questi cani? Vuol dire che se sono accuditi bene, con un po' di cura, con un pochino di attenzione, senza fare grossi errori grossolani, proprio banali, questo tipo di cani tendono a cercare a riconoscere spontaneamente all'uomo una figura guida, una figura di leader,
E quindi è facile quando ci si riferisce a quella tipologia di cani dire le gerarchie sociali non esistono, perché è ovvio, perché è già il cane che spontaneamente tende a riconoscere l'uomo in un certo modo. Il Siberian Husky è un cane un po' diverso sotto questo profilo, un cane che pondera molto l'umano, lo pesa e lo mette alla prova, e lo fa con furbizia, lo fa con intelligenza in un modo molto sottile. Io vorrei parlare di due ipotesi, di due situazioni ipotetiche che non sono necessariamente reali, ma sono realistiche. Sono all'estremo una dall'altra e sono due situazioni sbagliate, sono due situazioni che non funzionano. Allora, da una parte immaginiamo un Siberian Husky che non ha regole o è quasi senza regole, fa quello che vuole. Quel cane tende a diventare ingestibile. Gli umani che ci convivono andranno ad avere dei problemi. La convivenza sarà veramente difficile, mentre all'opposto, comunque in modo completamente diverso, provo a immaginare un proprietario che cerca di imporsi con la forza sul cane, con le cattive, con la mentalità di dire devo far vedere al cane chi comando io. Ecco, siccome in ragione del fatto che il Siberian Husky è un cane, appunto, come hai detto giustamente tu, di docilità bassa e di tempra psichica medio morbida, è un cane che se viene preso in questo modo è portato a chiudersi, è portato a chiudere la relazione, a non dare più nulla. Cosa voglio dire con tutto questo? Spieghiamo però cosa si intende per tempra medio morbida. Io tendo a chiamarla medio bassa, alta, per dare dei riferimenti più comprensibili per le persone che ci ascoltano. Ovviamente in gergo tecnico sappiamo benissimo che si parla di dura o morbida. Quello che volevo chiederti è, appunto, spiega bene questo passaggio. Cosa si intende? Quali sono le differenze fra un cane con una tempra medio morbida e un cane con una tempra medio dura? Vi posso fare un esempio, forse più facile da capire per chi ci ascolta, un po' più semplice. Diciamo che ci sono dei cani in un locale, in cucina, vari cani che hanno tempre diverse. Cade in terra una padella e fa un gran fracasso. Tutti i cani si allontanano perché per istinto di conservazione sentono un chiasso, si allontanano. Il primo cane che va a vedere che cos'è successo è un cane di tempra dura. Quello che si avvicina con circospezione va a controllare cos'è successo, si sincera della situazione, è un cane di tempra media. Quello che lì non ci si vuole neanche più avvicinare è un cane di tempra morbida. Con questo cosa voglio dire? Che... Pronto? Sì, ci siamo. No, vai tranquillo, il peggio è passato. Cosa voglio dire? Che le doti naturali in natura servono tutte. Serve il cane forte caratterialmente, un po' spavaldo, serve il cane più prudente e un cane attrezzato comunque per sopravvivere non può avere una tempra durissima, perché sennò diventa un kamikaze. In natura. Poi noi umani abbiamo selezionato queste doti, abbiamo cercato su determinati cani che devono fare determinati lavori, delle caratteristiche,
per cui servono tempre molto dure. Non so, faccio un esempio, il Malinois, un cane con una tempra dura, perché è stato selezionato comunque per fare un determinato tipo di lavoro. E ora, il Siberian Husky ha una... Poi noi dobbiamo dividere tempra fisica e psichica, noi stiamo parlando ora di tempra psichica, perché certo, a livello di tempra fisica il Siberian Husky, viste le condizioni in cui è stato selezionato, una tempra adulta. Sì, 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 giusto, giusta precisazione. Però lui comunque deve essere è rimasto un animale che deve ponderare bene quelli che sono i pericoli. Ora, quando noi applichiamo queste cose all'educazione cinofila, o comunque all'addestramento, è indispensabile che lo usiamo per decidere un giusto approccio verso un cane, perché se appunto se un cane non può reggere una grossa pressione e noi gli andiamo a mettere una grossa pressione, abbiamo una reazione negativa di quel cane. È giusto usare dei metodi, comunque degli approcci che siano adatti a quel cane. Quindi prima un cane va capito, e va capito sia come razza sia come soggetto dentro una razza. E questo di solito, in particolare la valutazione soggettiva, è il lavoro che fa, il primo lavoro che fa la cinofila, no? Quello di capire che cane ha davanti e che necessità ha. Però come razza noi in linea di massima abbiamo degli standard, quindi sappiamo che normalmente un Siberian Husky ha più o meno quelle caratteristiche, e poi dentro ai singoli soggetti le possiamo trovare più o meno marcate. Ecco, ovviamente la natura non li fanno con lo stampo, è logico questo. Può bastare. Allora, dei quattro punti cardine siamo arrivati. Sì, siamo un po' persi sulla tempra. Dicevamo che se viene preso con le cattive, questo cane tende a chiudersi, proprio in ragione della sua tempra. Sì. E comunque di una docilità anche piuttosto bassa. Tutto questo discorso ci porta a una considerazione. Il cane deve riconoscere in modo spontaneo chi è il suo conduttore, il suo leader, la sua figura guida. Cosa vuol dire? Essere un leader di un cane deve dimostrarsi coerente, credibile, deve essere capace di guadagnarsela questa figura, e appunto il Siberian Husky valuta la persona e valuta quello che si merita. Allora, posso collegarmi un po' al discorso che stai facendo? Sì? Il nostro cane, quando ci misura, quando ci pesa, lo fa in base a quelli che sono i propri principi. Il primo aspetto importante per un cane è la sopravvivenza, sempre e comunque. È la prima cosa che conta nella sua vita. Nel momento in cui ha a che fare con un leader incoerente, che ai suoi occhi non ha quelle facoltà per guidare un branco, per guidare un nucleo, chiamatelo come volete, poi oggi siamo arrivati all'assurdo, oggi non si può neanche dire capobranco, che i filosofi che ormai sediano il web, gente che mi fa perdere il sonno, filosofi, gente di un altro livello, noi non saremo mai a questi livelli, noi comuni mortali, nel momento in cui sentono la parola capobranco, cominciano a ridere, non chiamiamolo capobranco, chiamiamolo leader, chiamiamolo guida, chiamiamolo come cazzo volete voi, non è un problema. Voi ovviamente siete molto abituati a basarvi sulla forma e mai sui contenuti, ma il concetto rimane sempre quello. Un cane ha bisogno di una guida. Questa guida deve avere come
prima caratteristica, la coerenza. Cosa significa essere coerente? Essere coerente significa fare delle cose che abbiano una logica ai suoi occhi. Settimana scorsa avevamo parlato del divano, per esempio, no? Vorrei ritornare su quel discorso per farvi comprendere un po' di più qual è la nostra visione e la visione del cane, tra le altre cose. Se io al mio cane lo faccio salire sul divano, lo accarezzo a caso perché quella sera sono preso bene, quindi lo sto gratificando, lo sto premiando in una situazione nella quale lui non ha fatto assolutamente nulla per meritare quel tipo di premio, quel tipo di gratificazione. E dopo 2 o 3 giorni, siccome a lavoro è andata male, sono arrabbiato, arrivo a casa e lo punisco perché è salito sul divano, agli occhi del mio cane io sarò una guida totalmente incompetente. E il mio cane non si fiderà di me. Quindi quando Aldo, quando io, quando tante persone come noi, noi comuni mortali, parliamo di coerenza, intendiamo proprio questo, che agli occhi del nostro cane ci deve essere una linea logica. Non possiamo prendere un giorno una decisione, un giorno un'altra decisione, se no ai suoi occhi siamo degli incompetenti. E lui sa, meglio di tutti, che il branco deve essere guidato da un soggetto competente. Nel momento in cui vede una guida incompetente, cercherà di sostituirla, proprio come fareste voi se foste vicino a una persona che guida e continua a sbandare. Ad un certo punto la fareste scendere, prendereste voi in mano il volante, anche se non siete dei geni alla guida. Nel momento in cui una persona va dritta, va calma, ad un certo punto frena quando deve frenare, riparte in maniera coerente, voi lo lasciate guidare e state tranquilli. Questo è il concetto di base. Quindi prego, Aldo. Sì, volentieri. Mi riallaccio, continuo un pochino su questo discorso, no? Si è parlato di leader, di figura guida, ecco. Vorrei dire una cosa. Noi esseri umani, parlo un attimo degli esseri umani al posto che dei fipedi anaschi, abbiamo forse una predisposizione, non saprei, un approccio alla gerarchia sociale piramidale, un po' come nell'esercito, c'è il generale, gli ufficiali, i sottufficiali, i soldati. Così. Ecco, i canidi, funzionano in un modo un po' diverso dal nostro. La loro è una socialità circolare. Cosa voglio dire? Che il cane porta nel branco, e anche non solo nel branco familiare, facciamo, visto che siamo nella cinofilia che si fossilizza sui nomi, già se diciamo branco stiamo già dicendo una cosa sbagliata, certo. Perché dovrebbe dire branco familiare, branco misto, certo, certo. Familiare, perché poi ci fanno le pulci. Sì, 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 sì. Ormai viviamo così, sempre sotto attacco. Sotto attacco. Comunque, vabbè, così io vorrei che parli di concetti magari più che la terminologia, no? Certo. Ecco, in questo branco il cane come soggetto porta la sua abilità individuale. Lui mette a disposizione di questa struttura, che poi il fine di questa struttura è sopravvivere, è conservare la specie, porta le sue doti, le sue abilità, e gli altri soggetti gliele riconoscono, le valorizzano, e quindi nascono poi i ruoli. Adesso non ci spingiamo, l'alfa, il beta, l'omega, gli intermedi, insomma tutta questa parte che sono dei discorsi interessanti, ma facciamo notte se ci mettiamo su quello. E, se invece un soggetto fosse dannoso per il branco, ma dannoso per la sopravvivenza del branco, mette in pericolo la sopravvivenza del branco, allora viene... No, aspetta. Allora, se un soggetto fosse un pericolo per il branco,
fosse un problema. No, no, aspetta, aspetta. Ti dico quello che una certa branchia della cinofilia continua a propagandare, no? Se un soggetto è un pericolo, vuol dire che non è ascoltato, vuol dire che non è capito. Tendenzialmente una soluzione grande che viene data è comprenderlo, bisogna comprenderlo, bisogna dargli la possibilità di fare quello che vuole, perché non bisogna bloccarlo, se no si stressa. Quindi rischiamo che il cane addirittura si stressi, poverino. E bisogna dargli tanti würstel. Questa è la stessa cosa che accade in natura o fanno qualcosa di diverso? In natura questi cani di questa struttura branco vuole sopravvivere e vuole conservare la specie. La natura è spietata, parliamoci chiaro, Tommaso, nel senso la conservazione della specie è portare avanti la specie, e questo è il fine, no? Il soggetto che crea dei problemi, ma soprattutto che crea dei problemi di sopravvivenza, che mette a repentaglio la sopravvivenza, viene contrastato, eventualmente viene anche allontanato, escluso dal branco se la cosa è grave. Specifichiamo cosa significa escluso dal branco. Escluso dal branco vuol dire che nella maggior parte dei casi va a morire. Viene allontanato, sì. E va a morire. Anche. Dipende dalle situazioni, perché adesso poi finiamo a parlare di lupi e di selvatici. Comunque bisogna contestualizzarla, però un soggetto da solo è in pericolo. Il branco, la forza del branco è questa cooperazione che esiste, no? La sua forza e la sua necessità, se no non sarebbe un animale sociale, insomma. Quindi per un cane comunque che ha questa identità, no? Che questa ancestrale, il branco è tutto. E comunque il Siberianaschi non si sottrae a questo, può essere un cane indipendente, ma per lui il branco è tutto. Non ho capito forse bene la domanda, però dimmi pure. No, ho capito benissimo quello che hai detto, assolutamente d'accordo. Era una domanda più che altro provocatoria per mostrare quanto in realtà sia differente la visione della cinofilia new age, no? Della cinofilia che viene tanto propagandata oggi, alla quale purtroppo delle persone si affidano. E poi dopo tutto questo cosa accade? Accade che in realtà gli stessi atteggiamenti che vengono utilizzati da questi branchi sono quelli che vengono utilizzati dall'essere umano, perché nel momento in cui il cane diventa un pericolo per la società, quel cane viene chiuso in un box di canile e nella maggior parte dei casi da lì non esce più. Ok? Quindi tutta questa parvenza di bontà, tutta questo buonismo, alla fine dove porta? Porta che un cane viene buttato in un box di un canile, lì deve vivere tutta la sua vita, se gli va bene a volte ogni tanto esce, se non gli va bene lo fa imbottito di psicofarmaci in mezzo alle sue feci e alla sua urina. Mi spiace essere così diretto, ma purtroppo, Aldo, penso che anche tu abbia visto tutto ciò. Io ho visto questo, lo vediamo tutti i giorni e ogni volta a me piange il cuore, e questo è uno dei motivi primari per i quali stiamo cercando di fare una cultura cinofila vera e non una cultura cinofila basata su delle stronzate che nel 2020 andavano tanto di moda. Speriamo che nel 2021 le cose cambino, ma da quello che ho visto in questi giorni sinceramente non mi sembra. Comunque, assolutamente d'accordo con tutto quello che hai detto. Allora, ora ti pongo un'altra domanda. Che caratteristiche deve avere quindi una persona che decide
di inserire all'interno del proprio nucleo familiare un Siberian Husky? Allora, facciamo un pochino l'identikit del proprietario ideale, se per te va bene. Fai quello che vuoi. Allora, come abbiamo detto, Siberian Husky è un cane da lavoro, abbiamo visto che è un cane da slitta, quindi è ovvio che sia un cane attivo, dinamico, con delle esigenze fisiche e magari poi vediamo un dettaglio anche mentali di fare delle attività. Quindi è adatto a persone sportive, è adatto a persone di vita che non abbiano uno stile di vita sedentario. Vogliono fare col loro cane delle attività e anche un cane adatto alle famiglie, adatto a chi ha bambini, perché è socievole, perché è giocoso, però non è il cane da compagnia, nel senso, per dirla in modo molto chiaro, non è un cane può fare una vita a divano, area cani, divano. Va bene per quelle persone che vogliono stare molto nella natura, magari abbiano voglia di avvicinarsi alla natura, magari dopo tutto questo periodo di lockdown. Io l'ho scelto perché io ho scelto questa razza perché sono un appassionato di trekking, di montagna, e volevo un cane che vivesse questa passione con me. E come abbiamo detto, un cane rustico, con una tempra fisica dura, quindi a cui piace molto esplorare, quindi è stata un'ottima scelta sotto questo profilo. Andiamo in montagna, facciamo chilometri, saliamo e esploriamo. E può fare tante cose, non è adatto a non fare niente. Sono delle attività che si possono fare con questi cani. Intanto alcune attività sono attitudinali, sono degli sport, e alcuni sono più semplici, sono più abbordabili. Quello più semplice di tutti è il canicross, dove il cane è semplicemente imbragato. Faccio una linea, poi magari spendo due parole per l'attrezzatura, quindi importante, sì. La spiego un po'. Il conduttore ha anche lui un imbrago, una cintura in vita, si aggancia al cane, si fa correre, è uno sport molto praticato e semplice. Poi c'è il bike curing, dove si monta un piccolo accessorio su una mountain bike, un'antenna che tiene sollevata la linea dalla ruota davanti e si va in bici, quindi in bici col cane, o una cosa molto simile che è il dog scooter, è una specie di monopattino con le ruote da bici, simile al bike touring ma con un movimento un po' più simile alle slitte. E poi delle cose da neve, c'è lo ski touring, che è lo sci da fondo che incontra questa disciplina di cani, quindi è un po' la versione su neve del canicross. Io pratico ski alpino, quindi sci alpinismo, drago il cane, lo aggancio in vita, saliamo con le pelli di foca, poi quando sono in cima lo tolgo le pelli, scendo con gli sci, tenendo gli sci un po' drenati, e mi faccio correre il cane davanti. Sono tutte cose molto, molto accessibili per tutti, molto alla portata di chiunque. Ovvio che lo sport principe di questo cane è lo street dog. Lo street dog, io non sono un master, non lo pratico, quindi non sono un esperto di street dog. È uno sport un po' più impegnativo perché ci vogliono più cani, ci vuole una slitta. Poi bisogna vedere dove uno ha le piste, quindi si dovrà stare, deve caricare i cani, avrà bisogno di un veicolo per caricare i cani, la slitta, quindi tutta l'attrezzatura. Diventa forse un po' più impegnativo, ma è uno sport sicuramente bello.
e magari è un po' più facile avvicinarsi a quelle discipline che ho detto, che si possono fare con un cane, anche due, e poi se uno si appassiona magari inizia a fare lo street dog, oppure ci sono delle versioni dei carrelli che permettono di farlo sotterraneo, che sostituiscono un po' la vita se non ci fosse niente. Spendo una parola per l'attrezzatura. Bisogna usare l'attrezzatura giusta. C'è un imbrago che si chiama imbrago nordico, e serve apposta a fare queste attività. Posso Lasciami fermarti un anche. attimo? Scusami, purtroppo non essendoci il video a volte non riusciamo a comunicare a gesti, ma posso farlo solo a voce. Allora, molte persone dicono: ah, ma la pettorina si è sempre utilizzata, la pettorina. C'è una differenza tra la pettorina che viene utilizzata per la conduzione in contesto urbano e la pettorina che viene utilizzata durante queste attività? Assolutamente sì. Allora, io non sono un fan delle pettorine, nel senso che io il mio cane in passeggiata lo porto col guinzaglio normale, scusami, col collare normale, il guinzaglio ovviamente. Le pettorine poi esistono delle pettorine per fare il running, per fare il canicross, che comunque sono un po' particolari. Non è una pettorina di quelle che vendono nel supermercato, insomma. E invece gli imbraghi nordici, quelli che ho nominato prima, sono un attrezzo particolare che va bene per portare in giro il cane, anche perché il cane è agganciato in fondo, vicino alla coda, e si usano solo per fare quel tipo di attività di traino. Quindi non, sono due cose diverse. Il cane ovviamente impara a discriminare le situazioni, impara a usare l'imbrago per fare l'attività sportiva, per trainare, e impara a camminare al guinzaglio correttamente, come qualsiasi altro cane. Quindi si usa l'attrezzatura giusta per fare quello che serve, insomma, a seconda della situazione. Ok, allora molte persone. Scusa, stavi finendo, Aldo? Sì, ti posso interrompere? Volevo Certo, finire certo. questa cosa perché, ecco, è una cosa abbastanza importante da dire. Questi sport bisogna avere, per fare questi sport di traino, bisogna appunto avere degli accorgimenti. Si usa questo attrezzo apposta, si usa la linea ammortizzata per tutelare le articolazioni del cane. È una corda con dentro un elastico, quindi il cane non prende contraccolpi. Si fanno su neve oppure su sterrato o su erba. Ecco, non si fanno mai su asfalto. Bisogna fare attenzione alle temperature, si praticano con meno di 15 gradi, e bisogna prestare un po' di attenzione al rischio torsione, quindi bisogna fare attenzione con l'alimentazione. Insomma, bisogna avere anche cura del cane. Ecco, ci tenevo a dirlo perché se stiamo dando delle informazioni sulla razza, è bello dire che si possono fare tutte queste cose, è giusto dire che per fare queste cose bisogna un pochino informarsi e farle nel modo giusto, anche per il benessere dei cani. Sì. Poi, per finire, voglio anche solo aggiungere che comunque poi questi cani fanno anche attività cinofile più convenzionali. Nel gruppo noi abbiamo delle ragazze che fanno agility, lo fanno con passione, riescono molto bene, hanno delle soddisfazioni. Adesso di recente si è iscritta una ragazza che fa anche dog obedience. E poi, vabbè, si fa quella che è la normale attività di campo. Io penso che ogni cane debba avere l'educazione base, no? I comandi che servono poi nella vita di tutti i giorni, seduto, terra, resta, lascia, insomma, quei comandi che poi servono a gestire il cane per strada, perché magari arrivi davanti alle strisce pedonali, dai un seduto al cane. Il Siberianaschi è un cane come gli altri, e come tutti gli altri cani è giusto che faccia la sua educazione base, il suo pacchetto di educazione base. Ok, Ecco.
Proprio allacciandomi a questo, volevo dire due cose. La prima è che tante persone sui social, in giro, persone che ho conosciuto, magari sono venute qui al campo, sono straconvinte del fatto che il cane, l'husky, essendo un cane da slitta, debba tirare al guinzaglio. È normale che tiri al guinzaglio, io non c'entro niente, va tutto bene. Allora, questo non è assolutamente vero. Come stava dicendo giustamente Aldo, il Siberian Husky è un cane come gli altri e al guinzaglio noi evidenziamo solo quali sono le corrette gerarchie o scorrette gerarchie presenti all'interno del binomio. Quindi, nel momento in cui il nostro cane ci vuole guidare e ci trascina per le strade, non lo fa perché è un cane da slitta, lo fa semplicemente perché noi non siamo quei leader coerenti, disciplinati, validi, dei quali parlavamo prima. Quindi è assolutamente possibile insegnare al Siberian Husky ad andare in giro normalmente al guinzaglio. Su questo non c'è nessun tipo di dubbio. L'altro aspetto che ha creato parecchie controversie è quello legato al fatto che, secondo delle persone di un certo livello, il Siberian Husky, non, per sue caratteristiche genetiche, non viene a richiamo. È impossibile insegnare il richiamo, è uno sbaglio addirittura insegnarglielo. È un errore, perché così lo stiamo costringendo, lo stiamo violentando, bastardi, lo state violentando. Posso dirvi che in questi anni sono passati tantissimi Siberian Husky presso la nostra struttura e praticamente tutti hanno imparato il richiamo. Ovvio, ci vuole un grosso lavoro da parte del proprietario, ci vuole la capacità di leggere il cane in maniera corretta e impostare un lavoro che sia calzato sulle caratteristiche genetiche, sulle doti genetiche del cane, di quella razza e di quel soggetto. Ma è assolutamente possibile. Un cane ha sempre bisogno di una guida, nel momento in cui trova una guida seria, decisa, carismatica, lo segue e gli si può insegnare tutto, con le giuste modalità e i giusti modi. Sei d'accordo con me, Aldo? Assolutamente sì. Aggiungo solo che, visto che hai parlato del richiamo, sicuramente il richiamo che si viene maschi è difficile. Sì. È difficile perché è un cane con un predatorio elevato, è difficile perché è un cane autonomo ed è un cane esploratore. Sì. Però è il banco di prova del binomio. Se il binomio funziona, deve funzionare anche il richiamo. Ora vorrei solo dire una cosa, se mi permetti. Certo. Qualche persona a volte si stizzisce un pochino sentendo questo, no? Perché è forse anche comprensibilmente, perché se tu dici ma il binomio non funziona, la relazione non è corretta, a volte qualcuno rimane un po' male, magari si arrabbia, ti sbatte la porta. Ecco, dico solo una cosa. Bisogna mettersi in gioco. Chi prende Siberian Husky deve essere una persona che è capace di mettersi in gioco, perché il Siberian Husky è un cane che appunto ti mette alla prova, non lo so, ti costringe a metterti in gioco. Sì. E tutti abbiamo da imparare, io ho qualcosa da imparare tutti i giorni, Anche io. e tutto chiunque, no? Certo. E se uno non riesce, non può arroccarsi e dire no, ma è il cane che non torna. No, si deve rimboccare le maniche e lavorare. E, se non e può farsi aiutare da qualcuno. Quando si vede un educatore cinofilo e chiede un aiuto, se uno non riesce a fare una cosa da solo, chiede aiuto. E niente, e se uno appunto non è disponibile a questo,
allora forse non è la razza giusta per lui. Tutto qui. Assolutamente d'accordo con te. Tranne per una piccola cosa. La dico perché non, avrai capito che non sono uno che riesce a tenersi tanto le cose dentro. Affidarsi a un educatore cinofilo, sì. Affidarsi a un addestratore, forse un po' meglio. Affidarsi a un bravo professionista cinofilo, sicuramente la cosa migliore, che difficilmente è un educatore cinofilo. La butto lì. Grazie educatori cinofili, vi voglio bene, siete sempre nei miei pensieri, come io sono nei vostri, Belli come il sole. Allora. Beh, io, scusami, volevo, non volevo adesso creare. No, no, ma me ne prendo io le responsabilità, non ti preoccupare, stai tranquillo, lo so cosa hai detto, tu hai ragione. Io semplicemente ho detto il mio pensiero, che so che non combacia con il tuo, ma... Ho preso questa posizione per quello che è la mia visione. Purtroppo oggi in Italia una persona fa quattro weekend in un campo vedendo un cane, gli viene rilasciato un attestato. Secondo lei e secondo tutta la gente che c'è in giro, questa persona ha le competenze per lavorare con 400 razze di cani, con miliardi di soggetti, con meticci mischiati fra cani a caso, cani ferali, tutto quello che volete voi. In realtà, secondo me, non è così. Secondo me non basta una qualifica per definire né una persona né un professionista. Per me quello che serve sono valutare la sua capacità, i suoi risultati. Cazzo, quello determina quanto vale un professionista, non una qualifica. Invece viviamo in un'Italia in cui vogliamo pesare le persone in funzione di quelle che è la loro qualifica. Ah, sei una, hai quella qualifica lì, tu sei... Non è vero, non è così. Io ho conosciuto tantissime persone che non hanno nessuna qualifica di addestratore, nessuna qualifica di educatore cinofilo, eppure sono più bravi a gestire i cani del 99% degli educatori che io ho visto nella mia vita e che non avrei voluto vedere, perché non mi sarei perso assolutamente niente, tranne qualche risata. Comunque sia, proseguiamo in questa diretta. Allora, ripeto, mi prendo la responsabilità io, Aldo, tu non c'entri niente, beh. Tanto ce l'hanno con me uguale, almeno hanno qualcosa di cui parlare stasera, se no non sanno di cosa parlare, dato che non c'è la Champions League questa settimana. Allora, molte persone pensano che siccome l'Husky è... Scusami, sì. ti posso interrompere? Certo. Sì, ecco, io vorrei solo un attimo il discorso di prima, perché forse certo, qualcuno ha seguito con molta attenzione, abbiamo detto che i principi cardine, no? I principi fondamentali di questo cane erano quattro e ne manca, sì, uno, che era la cooperazione. Poi la cooperazione, sì. Qualche utente attento poi ci fa caso e dice: cavolo, Aldo, no, poi la cooperazione cosa voleva dire? Allora la faccio magari breve. Per cooperazione, la cooperazione è il modo più semplice per creare una relazione, proprio per assegnare quel ruolo sociale al cane, quello di cui abbiamo parlato sulle doti nel branco, è lavorare con il cane, svolgere un'attività cinofila. Ora io vorrei dire una cosa breve. Qualche anno fa, qualche decennio fa, non lo so, la maggior parte dei cani avevano un impiego funzionale. Le persone prendevano un cane per fargli fare un lavoro specifico, per esempio l'Husky tirava le slitte, ma tutti i cani, la maggior parte dei cani avevano un impiego concreto. Certo. O comunque purtroppo, non lo so se purtroppo, ma purtroppo un profilo cinofilo moderno, i cani oggi hanno un ruolo abbastanza marginale, non hanno più una loro identità precisa. Diciamolo chiaro e tondo, non devono fare niente, basta che non rompano le palle, cani che non escono 10 minuti al giorno, non devono tirare la guinzaglia, non devono rompere la casa, non devono abbaiare, come faccio a farlo smettere di abbaiare? Okay.
cioè, ho capito, ma tu lo fai uscire 10 minuti al giorno sto povero Cristo che dovrebbe fare 40 chilometri, che vuoi? Vogliono dei soprammobili, ma questi sono degli esseri viventi, cazzo. Esatto, esatto. E allora è proprio un dovere del conduttore, e sicuramente lo è per chi sceglie Siberian Husky, creare un impiego, creargli un suo ruolo sociale, in maniera che l'Husky possa esprimere queste sue abilità. Poi sicuramente se uno fa un'attività attitudinale è più facile, ma se uno fa l'agility e il cane riesce a esprimere quello che le sue doti con l'agility, ben venga, a me non cambia, uno fa quello che vuole. Quello che è importante è sapere che per noi sono un passatempo, sono un hobby, non lo so, li chiamano attività ludiche. E, per il cane è una cosa seria, è il suo lavoro, è la sua vita, no? E appunto quando abbiamo detto a chi è adatto il Siberian Husky, ho detto è un cane che ha bisogno fisico e mentale di fare attività. Ok. E quando ho detto mentale intendevo questo. Bravo. Allora, ora vorrei passare a quelle che sono delle credenze che poi smonteremo o rafforzeremo nell'eventualità in cui fossero da rafforzare. Allora, molte persone pensano che siccome il Siberian Husky è abituato a vivere in zone particolarmente fredde, soffre se tenuto in un clima normale come quello del nostro paese. È vero o non è vero? Non è assolutamente vero. Il manto dei Siberian Husky ha un sottopelo che ha una funzione di isolante termico, gli consente appunto di resistere a temperature molto rigide e gli dà addirittura una mano a sopportare le temperature alte, le può patire come le patisce un altro cane, insomma. Quindi ecco, con temperature molto alte bisogna prendere le accortezze che si hanno con qualsiasi cane, per esempio di non uscire a passeggiare sotto il sole, questo genere di cose che però valgono per qualsiasi razza. Lui non ha particolari problemi a adattarsi al nostro clima, assolutamente. Ok, quindi praticamente tante persone che prendono di Siberian Husky, quando comincia ad esserci un po' di caldo, li vanno a toilettare. Cosa ne pensi, Aldo? Ma tu intendi tosare? Sì, 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 li vanno a tosare, scusami. Sì. Ma io spero che sia una cosa che ti hanno detto per scherzo. No, 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 è vero, eh. Li tosano, è vero. È una cosa veramente, veramente tanto sbagliata. Primo per la ragione che ho appena detto, che il suo sottopelo ha una funzione di isolante termico ed è un grosso problema. Non si tosano assolutamente mai. I Siberian Husky fanno una muta due volte l'anno, cambiano il sottopelo e si adattano alla stagione, quindi e alle temperature. Quando fa più freddo diventa più folto, quando fa più caldo si termoregolano da soli, fanno da soli senza tosatore. Ok, allora ecco, quando fanno la muta è utile portarli in temperatura per lavarli. Ecco, il lavaggio gli dà una mano quando appunto fanno il cambio del pelo, si rimuove il pelo vecchio. Vengono cardati, insomma, le solite cure che poi ci si rivolge a un buon toilettatore, dovrebbe essere abbastanza informato sulla razza. Giusto. Allora, ora andrei a lasciare spazio alle domande dei telespettatori. Va bene, me le dovrai leggere perché io non... Sì, non te le leggo vedo. Io. Te le leggo io. Adesso appena arrivano le leggiamo. Ah, nel frattempo ti dico, immagino che sia molto difficile per te parlare al telefono, però sei stato molto bravo, molto esaustivo, quindi ti faccio i miei complimenti, perché in extremis
sempre in difficoltà, dato che ci hanno fatto la macumba sulla tua linea. Sì, sappiamo già chi sono. Vi arresteranno. Allora, Elena Battistini ci chiede: è possibile far apprendere ad un ASCII di 5 anni e mezzo un'attività da fare insieme? Sai che non ho capito, è difficile. È possibile far apprendere ad un ASCII di 5 anni e mezzo un'attività da svolgere insieme? Assolutamente sì che è possibile. Si può sempre iniziare a fare dei percorsi. Ovviamente più un cane adulto, sotto certi profili di addestramento, magari il richiamo, no, di cui hai parlato, diventa sempre un po' più impegnativo, ma non è mai impossibile. Si può assolutamente, e soprattutto per fare attività attitudinali non c'è nessun problema. Anzi, penso che il cane ne sarà molto contento. Eh sì, soprattutto non aspetta altro. Penso di sì. La prossima domanda è sparita. No, questa l'hanno già scritto, Stefano Sinisi. Vediamo se troviamo una domanda. Allora, Mary Alba ci chiede quali sono le similitudini fra l'ASCII e il cecoslovacco, se sono presenti. Attenzione, non possiamo, Aldo, non possiamo dire cecoslovacco, perché sennò arriveranno degli scienziati a dirci che non l'abbiamo chiamato cane da lupo cecoslovacco, capito? E ci tedieranno, e noi dovremmo stare giorni, giorni, giorni a rispondere ai loro commenti. Quindi, cane da lupo cecoslovacco, Mary Alba, hai sbagliato, e hai sbagliato anche a scrivere ASCII, dovevi scrivere Siberian ASCII, sennò non possono capire questi geni della cinofilia. Vabbè, comunque, al di là di questo, similitudini fra Siberian ASCII e cane da lupo cecoslovacco. Cane da lupo cecoslovacco, amori miei, eh? Se no, stanotte non riuscite a dormire. Ma magari possiamo dire CLC, così non sì, sbagliamo. Sì, ci chiamiamo CLC. C'era anche il Mercedes CLC. Ci sono delle similitudini nella parte più lupina, più primordiale del CLC, no? Le affinità sono su quello. Il CLC è un po' un cane che contiene due cani abbastanza diversi, se vogliamo, no? Perché ha le caratteristiche da una parte primitive del suo dell'incrocio, dell'ibridazione, però poi dall'altra parte ha dei cani con delle caratteristiche abbastanza diverse. Poi io non sono esperto di CLC, quindi forse era più giusto farla a Elisabetta nella puntata, questa domanda. Però sì, direi che le similitudini sono sicuramente nella parte primitiva del CLC. E invece nelle sue sfumature caratteriali che ha preso dal pastore, sicuramente il Siberian ASCII è un cane molto lontano da pastore, ecco. E tu hai detto ASCII, ecco, attenzione, perché ci sono anche gli Alaskan ASCII, quindi sì, qui bisogna stare attenti a tutto, attenti, no, che sono dei cani un po' particolari, ecco, si usano per non è una razza riconosciuta, sono dei cani che si usano per lo street dog moderno, che sono degli incroci tra Siberian ASCII e dei cani diversi, sono stati vari cani e vengono usati per fare agonismo. Sono cani più recenti, molto più recenti del Siberian ASCII. Ok, l'altra domanda era Claudia Magnabosco: cortesemente mi spiegate meglio cosa intendete quando parlate di docilità. Allora, la docilità è una dote genetica che porta il cane a seguire con naturalezza le direttive da parte dell'essere umano. Questo si può evidenziare nel
nell'ascoltare l'essere umano con estrema naturalezza, appunto. Ad esempio, se noi richiamiamo un cane particolarmente docile, quel cane tendenzialmente verrà da noi. Se lo portiamo al guinzaglio, tendenzialmente sarà più portato a seguirci. Poi si può evidenziare anche dal fatto che questo cane accetterà con maggiore entusiasmo le manipolazioni. Se dovessimo andare a toccarlo, difficilmente ci respingerà o si spaventerà, si irrigidirà, ma accetterà con piacere tutte le interazioni che verranno prodotte dall'essere umano nei suoi confronti. Coach Bledi ci chiede: è possibile che soffrano la solitudine anche se... Allora, il Siberian Husky è un cane di branco, quindi cioè, tutti i cani lo sono animali sociali, lui lo è molto, vuole stare, non vuole stare molto isolato, però dovremmo quantificare i tempi brevi, nel senso che poi c'è il problema anche dell'ansia da separazione, no? Quindi non è che un cane non debba essere attrezzato per poter stare anche da solo per un breve periodo senza aver problemi, ecco. Non lo so, dovrebbe dire più che tempi intende. È un po' generica, ecco, come domanda. Però, parlerà di 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'oretta. Ma no, scherziamo, no? Assolutamente deve poter stare da solo un cane per un quarto d'ora. se non riesce, ecco, allora parliamo di ansia da separazione in questo caso. Mm-hmm. È ovvio che i cani vanno anche responsabilizzati, no? Stare da solo è anche una competenza per un cane. Certo. Quindi si va a fare poi quando si forma un cane da direzione, anche perché poi come ho detto, si vede anche un cane che tende a strumentalizzare un po' le risorse e tende un po' a strumentalizzare anche i conduttori. Questo tipo di cani che fanno questo sono cani che sono abbastanza soggetti a presentare la problematica dell'ansia da separazione. E quindi, insomma, io consiglio sempre di fare attenzione, di insegnare al cane a gestirsi solo. Allora, Paola Tarroni ci chiede, vado? Sì, dicevo, con questo non è un cane da lasciare da solo o di dimenticarsi. Certo, ecco. Certo. Cioè, troviamo sempre l'equilibrio nelle cose. No? Certo, cioè, questo sicuramente. Paola Tarroni ci chiede: a che età è consigliato rivolgersi ad un professionista cinofilo? Devo portare a casa un cucciolo di 2 mesi e mezzo, subito, immediatamente, dopo un secondo che l'hai preso. Anzi, sarebbe più corretto farlo addirittura prima di adottarlo. Altro giro, altra corsa. Giuseppe Cataldo: nell'Husky è possibile controllare il predatorio e limitarlo? Risponde Aldo: assolutamente sì, già rispondo io. Allora, aveva già risposto Tommaso sul richiamo. Il predatorio è un istinto e gli istinti non vanno mai repressi o comunque come dire, totalmente inibiti. Ecco, scusa, ci sono finita la parola. Vanno canalizzati, però la risposta è un pochino complessa, cioè nel senso che lavorare sul predatorio, sul canalizzare il predatorio, viene una risposta un po' lunga. Però sì, la risposta è che si può fare lavorando bene, partendo dall'ABC. Noi questa sera abbiamo detto l'ABC. Lì siamo già, cioè controllare il cane su queste cose, siamo già a un livello un pochino alto, però insomma ci si può arrivare tranquillamente. Col lavoro si può fare tutto.
Allora, Deborah Giumelli ci chiede: è possibile far convivere un Siberian Husky con dei gatti? Penso che intenda vivi. Non capisco, pensi che intenda? Vivi. No, ha detto: è possibile farlo convivere con dei gatti morti? Penso allora, di sì. Sì. Allora, ci sono tanti proprietari che sono anche iscritti al nostro gruppo che hanno i gatti in casa. E quindi se io dicessi che no, non è un problema, mi mangiano, perché io che mi dico, guarda, il mio cane vive con i gatti. Io quindi rispondo di sì, però bisogna sempre anche fare un po' di attenzione, perché uno, i cani non li fanno con lo stampo, quindi quello che riesce a fare bene un cane potrebbe essere una difficoltà con un altro. E quindi io adesso io non so se lei ha un gatto e vuol prendere un husky o se ha un husky e vuol prendere un gatto, che sono già due situazioni diverse. Io dico, quando si fanno queste cose, come quando si prendono due maschi, è sempre importante avere un piano B. Cioè non mettersi mai nella situazione di poi non sapere come risolvere le cose. Ho portato a casa il cane, ho il gatto, il cane lo preda in tutti i modi, non so più come fare, non riesco a fare una gestione separata, non riesco a usare le cose, perché dopo ci si trovano dei problemi. Poi ecco, una cosa che aggiungo, bisogna anche vedere l'età del cane, perché se ha un gatto e prende un cucciolo, e un cucciolo di cane è una cosa. Se prende un cane adulto, perché magari lo adotta, 3 anni è un'altra cosa, perché appunto gestire un cucciolo, gestire un adulto appunto sul suo istinto predatorio, magari sono due cose diverse. Comunque sì, è possibile. È possibile fargli rispettare il gatto di casa, non insegnare al cane che il gatto di casa non si può toccare. Poi magari il gatto fuori per la strada comunque lo preda, ecco. Non è che viene, per rispondere anche magari alla domanda di prima, non è che il cane viene totalmente inibito sulla predazione, semplicemente si crea un tabù su quel gatto, quindi non è toccabile. Il lavoro più o meno è quello. Allora, Isabella ci crede, Isabella, Claudia, a che malattie sono predisposti oltre a quelle agli occhi? Allora, a parte le oculopatie, ci sono la displasia, a volte capita l'epilessia. Allora, c'è una cosa da dire sulle malattie. Sempre importante andare in un buon allevamento. Andare da un buon allevamento che faccia esami preventivi, quanti più esami preventivi possibili sulle malattie ereditarie. Poi vabbè, dopo nella vita ci vuole anche un po' di fortuna, insomma. Comunque sono dei cani, come ho detto durante la serata, sono dei cani abbastanza rustici, abbastanza forti, non hanno delle tantissime patologie presenti nella razza, grosse problematiche. Ok, altra domanda. Federica Rossetti ci chiede: è vero che i primitivi vanno tenuti più dei 60 giorni con la madre? No, nel senso dipende da dei fattori. Allora, qualche giorno in più va anche bene. Penso che l'ideale per adottare un cucciolo, per portare a casa un cucciolo di husky, possono essere 70-75 giorni, secondo me. Però bisogna anche fare attenzione a una cosa, alle finestre di socializzazione. Se l'allevatore da cui ci si rivolge mi fa un lavoro ottimo sulla socializzazione, allora
il cane può stare un po' di più con la mamma, con i fratelli, si sta che comunque passando un pochino più di tempo, no? con i genitori, soprattutto anche se c'è presente il papà, un'ottima cosa in allevamento che segue controllato ovviamente. Sono sempre cose molto positive per la formazione di un cucciolo. Però ecco, in questo caso è importante che l'allevatore si lavori un pochino sulla socializzazione. Se vogliamo invece pensare noi alla socializzazione in modo completo, magari facendola fatta proprio bene, perché la socializzazione è una delle cose più importanti in un cane, perché senza non è fatta bene i problemi non si contano, poi tu lo sai meglio di me, e allora si può portare a casa anche tranquillamente a 60 giorni comunque, insomma. 60-65 giorni, ovviamente prima no, perché ha anche evitato dalla legge, diciamolo. Allora, Silvia Buccioni, per i contatti, il numero che trovate sulla pagina Facebook, ovvero 345-3418-428, se no potete contattarci alla mail scuolapercani.info@gmail.com. Massimo Panaccione ci chiede: come si è ottenuta questa razza? Mi pare che ne abbiamo già parlato all'inizio. Di origine ne ho parlato, sì. Ne abbiamo già parlato all'inizio. Quindi, altra domanda, Massimo. Dopo puoi riguardare il video e Aldo lo spiega proprio all'inizio della diretta. Io ho il braccio che mi si sta atrofizzando perché sto tenendo il telefono vicino al microfono da 1:20, secondo me. E anch'io, più o meno siamo nella stessa situazione. Mamma mia. Allora, chiunque voglia faccia delle domande. Siamo gli sgoccioli. Allora, Massimo Panaccione ci chiede: c'è differenza? Che differenza c'è con un Malamut? Allora, Siberian Husky e Malamut sono due razze diverse. Tante persone le accumulano, no? Pensano il Malamut è quello grosso, di taglia grande, il Husky è di taglia media. In realtà sono due cani piuttosto diversi nell'indole, ovviamente con molta affinità, perché sono due cani da slitta. Ecco, intanto il Malamut arriva dal Nord America, dagli Inuit, da delle tribù Inuit, mentre il Siberian Husky, come abbiamo detto all'inizio, arriva da. E ci sono delle differenze, io però immagino che, non so se vorrai, ma farai venire magari un esperto di Malamut e magari poi racconterà della razza, dalle informazioni, e quindi magari poi quando sarà finita tutta la sua rubrica ci saranno poi informazioni per tutti, no? Perché sennò poi fare tutte le differenze viene un po' lunga. Sì. Sennò... secondo me finisce fra 12 anni sta rubrica, perché ho fatto il conto. 400 razze, sì. A 40 l'anno, calcolando che di giorno le faremo all'anno, sarà devastante. Vabbè, comunque, insomma, sono due cani abbastanza diversi, uno con le sue caratteristiche, rimane un cane da traino pesante, con un passo più lento del Siberian Husky, questo sull'attitudine. E poi, vabbè, ci sono una serie di caratteristiche caratteriali, con una docilità un pochino più alta, mi sembra. Poi io non sono un esperto di Malamut, quindi lasciamo parlare gli esperti della razza. Ok, allora io chiuderei qui. Aldo, ti ringrazio tantissimo, secondo me sei stato molto bravo, molto competente. Grazie. Molto esaustivo. Comprendiamo ovviamente le difficoltà che purtroppo sono sorte, che comunque non ti hanno proibito, non ti hanno impossibilitato a trasmetterci qualcosa di molto interessante, la tua passione nei confronti di questi meravigliosi cani.
Ricordo a tutte le persone che terremo due appuntamenti fissi la settimana, il martedì e il giovedì. Il giovedì parleremo delle razze, mentre il martedì sceglieremo un argomento particolare da trattare in compagnia di un esperto, o lo farò da solo, vedremo, in differenti casi. Se ci sono degli allevatori, dei professionisti che vogliono intervenire durante le nostre dirette, avrebbero piacere di parlare di particolari razze, ci contattino al 345-3418-428. Vi ricordo che il corso professionisti cinofili partirà il 16 di gennaio. Le iscrizioni termineranno fra pochi giorni, quindi contattate la nostra segreteria nell'eventualità in cui voleste far parte di questo gruppo, un gruppo che probabilmente diventerà protagonista di una specie di format che trasmetteremo sui nostri canali Twitch, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, vabbè, comunque sia, probabilmente diventerà anche protagonista di questo format. E l'altra cosa che vi voglio dire è che sabato ci saranno le lezioni, le valutazioni qui al campo, e giovedì prossimo parleremo del Pitbull American Pitbull Terrier. Quindi vi aspettiamo giovedì prossimo. Martedì invece ci sarà una grossa sorpresa per tutti voi. Vi ringrazio, grazie per tutti i messaggi che ci state inviando, per tutti i messaggi che ci mandate in privato. Cerchiamo di fare tutto il possibile per rispondervi, però sappiate che siete veramente tanti. Grazie ancora ad Aldo, che è stato disponibile e esaustivo, e un abbraccio a tutti. Auguri ancora di buon anno e buonanotte. Ciao, 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 ciao.